come va con l'auto ad energia rinnovabile. Pensa che a me ne hanno regalata una che va con la merda. Scusa, ma... Senti, le tue mogli stanno bene? Ah, devi provare l'ultima novità. Prima, alla quinta, ero un po' stanco. Adesso, quando mi vedono, scappano. Tranquillo, ordinerò qualcosa anche per te. Ci vediamo all'inaugurazione del tuo nuovo grattacielo, d'accordo? Ah, senti, restiamo d'accordo così. $95 a barile per questo mese. E buone feste di Natale a tutti quanti. E non dimenticarti di intitolarmi una bella strada dalle tue parti, eh? Circa un mese ci sarà un'epidemia devastante. Voglio la notizia in risalto ovunque. Scatenami il panico. Nessun problema, solita procedura. Piuttosto, dov'è che diffonderà il virus questa volta? Trombi poco, ultimamente. Non ti nego che sento un po' la tua mancanza. Ho il potere di creare e distruggere l'immagine di chiunque, come e quando voglio. Sono laureata in economia e commercio, io, non in giornalismo. Sai, ogni volta che devo montarti un caso mediatico, devo convincere molta gente. Nell'organizzazione sei quella col più alto grado di istruzione, devo ammetterlo. Lo sai, no? Che se non fosse stato per me saresti finita a fare la mignotta in un lurido puttanaio. Ma visto che mi sono affezionato, questa volta la tua ricompensa sarà molto più eccitante. Sono già tutta bagnata. A proposito, prima di scegliere che mutande metterti della tua cara collezione, Sadomaso, ricordati di versarmi i soldi. Spero sarai così svelto come sei su certe questioni. Sì. Finalmente abbiamo il virus perfetto. Fai partire l'operazione di borsa. 2 secondi. Che disponibilità abbiamo sul conto protetto X? Un momento, stiamo verificando. Allora, considerando gli ultimi investimenti per il progetto Virus Z, la percentuale dei ricavi di borsa per la copertura finanziaria della missione militare 1145 per conto del governo 7, i fondi spesi per l'offuscamento mediatico e le corruzioni amministrative dell'attività degli ultimi 2 mesi, le spese per la destabilizzazione economica della nazione del Società 21, pienamente risanate con le entrate derivanti dai rispettivi aumenti. Ho solo chiesto quanti soldi abbiamo sul conto. $93,21. Che cazzo dici? Non erano previsti usciti in questo periodo. Tranquillo. Le proiezioni ci dicono che tra circa 2 mesi il conto verrà riportato in linea con la disponibilità media concordata coi soci pari a $800 miliardi. Dammi qui. Eccomi. Attualmente non abbiamo disponibilità sul conto X per via della mancata deregolamentazione finanziaria del governo 13. Oltretutto abbiamo dovuto fare un grosso investimento per il potenziamento del progetto Human Chip, che ha coperto oltre l'80% della popolazione globale con le campagne mediatiche del terrore e sul miglioramento della vita. Adesso parte la fase dell'impiantamento forzato tramite vaccini e leggi specifiche. L'unico modo che abbiamo per finanziare questa nuova operazione è in contanti, ma ci vorrà un po' di tempo. Anche perché non possiamo fare trasferimenti tracciabili nella rete, che non è completamente immune da attacchi hacker. Immagino che non ti faccia piacere l'idea di finire su Wikileaks, Animus o qualcosa di peggio, no? 3 giorni. 3 giorni? No, guarda, 3 giorni è impossibile. Che cosa vuol dire impossibile? Impossibile è una parola che ho tolto dal mio vocabolario. Allora vedi di farcela rientrare, grandissima testa di cazzo. Tieni, va. When the dawn's wedding, the city slowly wakens. Sunlight hits the pavement, silence broken by the day. The moon caught in the open, her paling face transparent. running to the heavens. She's embarrassed by the day. The sun outshines the oceans. The streetlights slowly vanish. Gently down the... Signori, questa partita mi sta annoiando. Cacciate le palle. Tutti quanti. Aquí nace las favelas de Caracas. No le manca mai il coraggio. All in. Beh, tesoro mio, anche a me non mancano le palle. All in. Ah, così mi piace. All in. Concino non hai né hai concino, non ho niente, oh no. Ma che cazzo ha detto questo? Lo sciocco ha mille certezze. Il saggio, nemmeno una. All in. Ehi, Brusoli, impara da che sto cani sciune e fis. All in. Questa partita inizia a piacermi, il gioco si fa duro. Un bel tris? Piano piano. Poker. E adesso la partita è finita per tutto quanto. Calma, non abbiamo ancora finito. Amico mio, chi con manna vince sempre. Lo sai che non mi piace aspettare. Lo so, ma per una scala reale si può anche aspettare. Senti, testa di cazzo. Spero tu abbia vinto abbastanza. Ho bisogno di soldi, e subito. Signori, ha bisogno di altri soldi. Nessun problema. Dammi tempo di una telefonata a Mosca. Avrai soldi entro 24 ore. Per me va bene. Però ricella all'amica di non tirare troppo la corda, che sennò si spezza. Hai ragione. Questa volta sarà difficile trovare il denaro necessario. Niente meno. Con tutti i ristoranti che hai tenuto. Non mi interessa come farete. Te lo ripeto, non farmi aspettare! Lo sai, la mia pazienza ha un limite. Domani stesso. Ah, perfetto, bravo. Ah, dimenticavo di dirti, di a Irina che ha lasciato qui da me una cosina. Vieni, piccolino, vieni. Signore, mi dica. Criticare il potere quando non si ha nessun peso decisionale è diventato ormai scontato e banale. Può anche essere un semplice sintomo di una malcelata invidia corrosiva. Lottare per acquisire un posto di comando implica un percorso che ci trasforma man mano che la meta è vicina. Le soluzioni più estreme diventano lecite in nome del nostro obiettivo. Idee che prima ripudiavamo a priori cominciano ad insinuarsi nella nostra mente come piccole scintille inesplose, fino al punto da diventare inneschi inesorabili. Il potere si nasconde dietro una diplomatica democrazia chiamata economia. Ormai ho abbandonato ogni speranza di poter recuperare ciò che ho amato di più. Molti esseri hanno lasciato un ricordo indelebile di ciò che, grazie a loro, fu. Hanno vissuto la vita, perseguendo la più sensata meta del nostro viaggio, la libertà. Figli di nessun dio, messia o religione, essi furono, sono e saranno semplicemente degli eroi. Ciascuno di voi è regista del proprio mondo. Perché la vita, come nei film, può diventare una perfetta opera d'arte. E alla fine della vostra storia, tutti direte d'essere stati il regista del mondo.